scala al sipario sui mondiali Under 20 di Tampere. Lo squadrone italiano portava addirittura 52 atleti. E così, tenuto conto che sono stati 6 intensissimi giorni di gara, risulta un po' difficile mettere insieme i pezzi per costruire il quadro complessivo della situazione. Sì, va bene, esiste il dettagliatissimo siro della FIDAL, ma se non avete voglia di barcamenarvi tra le decine di articoli al riguardo, ho qui pronto per voi un bel riassuntone. I risultati di tutti gli azzurri a Tampere. Avevo già fatto qualcosa del genere l'altra settimana per gli europei di Gör, e devo dire con un discreto successo. Ma oggi rilancio, perché parlerò di tutti. Proprio tutti, da quelli che ne sono usciti meglio ai più delusi. Gente che non è riuscita a esprimersi al meglio per colpa della tensione o della sfortuna. Ci mette anche voi. La vostra gara resta. Resta come le prestazioni che vi hanno portato lì ed il sostegno e il tifo di tutte le persone che hanno creduto in voi. Ma adesso basta con la filosofia e partiamo con i risultati. In ordine cronologico. Alessandro Pace si ferma alle qualifiche dell'Egitto del peso, per lui un 24esimo posto con 16,95. Sorte infausta anche per Dennis Rigamonti nel salto in lungo, che lascia con un 6,72 che non lo rappresenta. Qualcosa di buono dai 3000 secchi femminili, dove Ludovica Cavalli fa il personal best con 10,24,41. 24esimo posto. Linda Palumba invece è più nelle retrovie con 10,44,68. Rettilineo finale in cui svaniscono i sogni di passare al turno successivo per Pietro Arese, eliminato in batteria sui 1500 metri. Stessa sorte per Camilla Pizzalis, che comunque fa il personal best sul giro di pista con 54,59. Anche se 24esima al netto dei tempi, non accede in semifinale, tradita dai pochi posti riservati al ripescaggio. E questa situazione la pagheranno anche altri azzurri. Nel mattino di mercoledì un doppio 3,95 per le azzurre impegnate nel salto con l'asta. Maria Roberta Gerca e Rebecca De Martin. Gara fotocopia e 21esime. Mentre nei 110 ostacoli Matteri Panfilo non riesce proprio a fare quella a cui ci aveva abituato. Con 14,33 è solo 45esimo e fuori dalle batterie. Discorso pressoché analogo per Anna Polinari nei 400 ostacoli. 100 metri in 11,85 per Alessia Carpinteri e 67,29 per Giorgio Oliveri nel lancio del martello, 16esimo. Lo so, è una serie interminabile di eliminate al primo turno, ma non vi preoccupate perché adesso ve ne è il bello. La prima dei nostri a piazzarsi nelle 8 è Sidney Giampietro nel getto del peso. 15,20 in qualificazione, 15,19 in finale. Più o meno ci siamo. Mentre Mattia Montini, approdato alle semifinali dei 110 ostacoli, se ne va con un più che discreto 20esimo posto e un 13,63 del turno precedente. Salto con l'asta maschile, Matteo Madrassi, personal best con 5,10 m e 17esimo posto, mentre il più quotato Andrea Marin, purtroppo per lui, si deve fermare a 4,80. In semifinale una gara coraggiosa di Federica Coiro sugli 800 metri, 2,06,85, complessivamente 17esima. Federica Cortesi corre in un'altra serie ed è 21esima. 100 metri maschili, Lorenzo Paissan si ferma in semifinale non riuscendo a ripetere il 10,57 che ci aveva fatto vedere in batteria. Tra parentesi, chi ha vinto questa gara? Un indonesiano. E non è l'unica sorpresa di questo mondiale, perché anche nei 400 metri femminili l'India per la prima volta è salita sul tetto del mondo. Ci arriveremo a 400 donne, ma intanto è il momento delle giavellottiste Carolina Visca e Sara Zavarino. Per la Visca, medaglia di legno in 53,84, praticamente a 2 metri dall'oro. La Zavarino, che pure aveva fatto meglio in qualificazione, fa 52,98 ed è quinta. Altra atleta nelle 8, Nadia Battocletti sui 3000 metri con un raggiante personale di 9,13,45 sul finire della giornata di mercoledì. Ma andiamo avanti al lancio del martello femminile, in cui Lucilla Celeghini e Cecilia Desideri sono rispettivamente 25esima e 16esima al mondo. Per Samuele Licata un 52,60 in batteria sui 400 ostacoli, il 21esimo posto su 100 metri di Margherita Zuecco, che era entrata in semifinale con 11,75, e purtroppo solo il 31esimo di Lorenzo Ianes sulla doppia distanza. 200 metri maschili che vedono un ben più interessante decimo posto finale di Lorenzo Patta col personale di 21,09, e se raddoppiamo ancora la distanza troviamo altre belle cose con il 47,09 e il nuovo personal best di Claudio Pietia, 16esimo al mondo,
e al femminile la prova di forza di Elisabetta Vandi, che dopo aver fatto il record italiano juniores in semifinale con 53,24, nell'ultima prova riesce ancora ad esprimersi ad ottimi livelli andando a prendersi il settimo posto. Giornata di venerdì che inizia all'insegna delle fasi eliminatorie per i mezzofondisti, Andrea Romani conclude al 20° posto sugli 800 metri con 1,50,28, mentre c'è un po' di amarezza per Gaia Sabatini ed Elisa Palmero, prime delle escluse nella gara dei 1500 metri. Quest'ultima anche col primato personale però. I 200 metri femminili vedono il 26° posto di Aurora Berton, ma soprattutto il 20° con accesso in semifinale per Moalet Kouakou. Le grandi emozioni però le proviamo con il quattrocentista Edoardo Scotti, che nonostante sia ancora al primo anno tra gli juniores riesce comunque a scendere sotto i 46 secondi nella sua semifinale, a fare il record italiano in 45,84 e provare in ogni modo ad agguantare questo benedetto bronzo in finale, non riuscendoci per poco. Un quarto posto che un po' brucia, ma avrà modo di rifarsi. Questa Italia va a 400! Sabato mattina, Nicola Spanelli è 28° nella sua 10 km di marcia pur scontando una penalità alla pit lane. Per Riccardo Orsoni invece è una buona progressione che lo porta fino al 16° posto. Abbiamo poi Camilla Bigato, 15° nelle qualificazioni del salto triplo, e Desola Oki che pur carburando fino a 13,70 si ferma al 16° posto nei 100 ostacoli donne. Simone Biasutti centra la finale del triplo col personale di 15,70, prestazione che però non riesce a ripetere al momento della verità fermandosi al 12° posto. Si prosegue con la finale dei 400 ostacoli e con l'ottavo posto di Alessandro Sibilio in 50,73. A suo dire non era ad uno stato di forma eccezionale, comunque fa la sua seconda miglior prestazione di sempre. Situazione inedita quanto meravigliosa quella di avere per la prima volta in finale tutte e quattro le staffette azzurre. 4x100 maschile e femminile e 4x400 maschile e femminile. Cominciamo con quelle veloci. Purtroppo qui le attese della vigilia vengono disattese con Fontana, Carpinteri, Kouakou e Zuecco ferme all'ottavo posto dopo il 44,52 veramente eccezionale della qualifica. Va ancora peggio a Libera, Paissan, Marchei e Patta che non riescono nemmeno a superare il primo cambio. Comunque rimane questo bellissimo 39,75 delle batterie. E andiamo con la breve quanto gloriosa sessione finale di domenica. Si parte col personal best di Giovanni Gatto su 3000 siepi, 8,52,09, sesto posto. Primo degli europei. Nelle batterie Gatto se l'era cavata affrontando i problemi tipici della dura vita dei siepisti. Altre cadute però in finale a fermare l'azione dell'ottocentista Simone Barontini, che dopo aver agguantato con i denti e con il primato personale questo posto meraviglioso fra i primi 8 al mondo non può far altro che fermarsi al sesto. E comunque questo 1,47,35 che si riporta da Tampere è davvero un buon auspicio per il futuro. 4x400 femminile, un sesto posto che vale record italiano juniores ad opera di Pizzalis, Coiro, Gherardi e Vandi. Le nostre erano ottave fino al rettilineo finale e poi la Vandi ha fatto una progressione mostra. E dunque finisce qui. Peccato, nessuna medaglia per l'Italia ed io che ci speravo, ci ho fatto pure la grafica. Scherzo, non chiudete il video. La soddisfazione più grande viene proprio all'ultimo tuffo, la 4x400 maschile. La padronanza che questi quattro ragazzi hanno avuto nel dominare questa gara è incredibile. Getia, Romani, Sibilio, Scotti, più forti degli americani, i migliori al mondo. Un 3.04.05 che è il record italiano giovanile super meritato. E parliamoci chiaro, a livello assoluto non è che si parla tanto più forte, quelli sono veri campioni. È giusto ricordare che in batteria aveva corso anche Lorenzo Benati, vi ricordate il campione europeo allievi dei 400 metri. In finale gli è subentrato Romani e non si può dire che la scelta non sia stata azzeccata. Comunque bravi tutti, anche Benati ha avuto merito per questo oro. Si chiude così come meglio non poteva questo... riassumone dei mondiali Under 20 di Tampere. E siccome mi è piaciuta tantissimo, in fondo a questo video metterò pure qualche spezzone della staffetta 4x4. Ciao atleti, io sono il mezzofondiere e ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara. Saidi leads the French off on the opening leg. Italians, Getia, well supported for another gold. Off they go. Guys have gone out really well here with Godwin. Can he hold that in the home straight? Looks like he's tying up a little.
Watch for the first handover, it's Britain. Oh, the Americans have dropped it! You can tell, and we have drama as Joseph Breyer leads. Davis, the Australian, getting into it, and you can see, what can they do? Can they keep bringing it home? The Italians are through. Justin Robinson for the United States third place. Belgium led, the Italians now make their move. Civilio for Italy. Come the Americans, what a comeback this is. What a leg from Justin Robinson as the sun beams down and the Italians are leading. Robinson, absolutely incredible. The Italians. He's got the lead over Great Britain. The United States have got them. Has Scotty got enough to hold him off? The Italians are going to take gold. What a story to end these championships. Italy 1, USA 2. Eduardo Scotty joins Sabilio, Romani and Cecca. And it's a sea of blue down there on the tracks. To drop the baton and then to come back from where they did to get silver just shows what a quartet they are. Se questo video ti è piaciuto e ne vuoi vedere degli altri, iscriviti al mio canale. Clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del mezzofondiere.